Ciao a tutti amici, oggi si va ai laghi Ceretta a fare un po' di truttaria. Per la prima volta si va con un iscritto al canale che si chiama Stefano e che tra poco vi presenterò e che vedrete nel video. Ragazzi, prima del video volevo dirvi una cosa: il 3 e il 4 febbraio c'è il Pescara Show a Vicenza. Il 3 febbraio io sarò lì alla fiera in qualità di passeggiante, di visitante. Quindi, se siete a Vicenza al Pescara Show sabato 3 febbraio e mi vedete in fiera, fermatemi e ci facciamo due chiacchiere. E ora vai col video. Eccoci qua, Lago Ceretta con Stefano. Ciao. E vediamo che cosa prendiamo. Iniziamo con la gommina. Ah. Questo è eccezionale. Sì. È da torrente. Però lo uso anche come spuma. È una cosa, mi sembra 50 euro. Sono tre, una linea di tre canne. Sempre secca, vedi, non l'ho scoperto, però non ce l'ho anch'io le canne. Sto provando con la gommina perché il proprietario mi ha detto che prendevano con la gommina. Ma se non prendo niente cambio. Comunque, bel laghetto. C'è anche quello da truttare, è piccolino sopra, più pulito anche. Con trote piccoline, dopo lo proviamo anche quello. Eccola! Bella anche! Bellina! Molto bella. Wow. No, si è slamata già. Guardate, bella grossa. Mi ha lavato, ma si è slamata. Riesco a stanarla, ma è proprio grossa, eh? Non credo abbia fame quella, non so se la vedete qui sotto. No, mi ha fatto passare davanti alla bocca, ma niente. Quella è già stata punta stamattina. Niente. Vedo Stefano laggiù, forse ha preso qualcosa. Ah, l'ha presa. Ma guarda, sto spun qua è molto leggero, quindi sto praticamente quasi a galla. Là ci sono le trote a galla, manco se lo sono calcolato. Non ne frega proprio niente. No, bisogna andare un po' più sotto, infatti adesso metto qualcos'altro. Ah, io domani vado di nuovo.
Dove? Allora, il compleanno, siccome è il compleanno di mio padre, vado con lui, a che a lui piace andare all'Imperiale. Ah. E allora andiamo là. Ah, può essere. Lui è un tipo strano, sembra un vichingo. Ah. C'ha un codino è biondo, c'ha il codino che esce da qua, ha sempre in giro con gli occhiali da sole. Oh, ora proviamo il laghetto truttare. Un sacco di carpe. Quelli sono un po' merito. Non lo so. No, carpe. Carpe, si vede. Mangeranno mai il cutelino. No, oh, si è slamata. Era grossa. No, devo dire mi piace qua, è tranquillo. Sì. Poi lui è bravo perché le gomme non te le fanno usare, di solito. È una bravissima persona. Di solito le gomme non te le fanno usare. No, ma in qualche lago addirittura non fanno neanche fatto. Ah. Monta le canne. Ah, e lui è quello che aggiusta le canne? Sì, sì. Lui, non so, ecco, ad esempio questa è una bolognese semplice. Sì? Se voglio mettere una boccola teleregolabile per farla diventare 5, la porti da lui. Purtroppo lì ci sono, ma bisogna camminare. Sì, ma un'ora, un'ora e mezzo buona, vero? Anche di più alle volte. Sì, diciamo un'ora e mezza, due, non te le toglie nessuno. Ma il problema non è il tempo che cammini, il problema è il dislivello se non sei abituato. No, 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 no. Sì, ma poi lì ci sono solo salmerini, eh. Trote non ce n'è, è difficile. No, io spinning sempre, perché viaggi leggero, anche lo zaino è più leggero e fatichi di meno. Però puoi pescare come vuoi, eh. C'è chi pesca molto. Piccolino, va bello. Eccolo qua. Proprio bello, no? Senza nemmeno toccare. Bene ragazzuoli, la giornata finisce qui. Una giornatina a truttare è andata bene, con un paio di catture, niente di eccezionale, però siamo contenti, siamo stati in compagnia dell'amico Stefano che ho già riportato a casa. E mi raccomando, ripeto di nuovo, se venite al Pescare Show, beccatemi, fermatemi in fiera, che ci facciamo due chiacchiere. Ci vediamo alla prossima. Ciao!